CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Per sentire meglio, questo piano Caleggi prevede l'invasione dell'Italia da parte di gente dall'Africa e da altri paesi dall'Asia per far sì che la gente multirazziale non abbia più una sua identità, per così poi votare ai potenti della terra che sono Bilderberg e Rockefeller, che hanno deciso, e Grillo è un loro operaio che crea solo caos per poi far comandare i soliti comunisti e i soliti Bilderberg e Rockefeller. Allora prevedono l'invasione dell'Italia con la perdita della nostra identità, delle nostre proprietà, dei nostri figli, delle nostre case, dei nostri terreni, del nostro lavoro, e dovremmo essere totalmente sostituiti da questa gente multirazziale che poi alla fine si prevede dovrebbero votare a loro. E qui è l'inizio di tutti i mali. Noi abbiamo da parecchi anni ormai, e quest'anno e l'anno scorso siamo raggiunti alla fase finale di questo piano, e siamo stati invasi da più di 2 milioni di persone che pretendono, non che chiedono permesso e ti chiedono di mangiare, di essere ospitati, ti chiedono di lavorare, no, pretendono di essere pagati, pretendono di essere ospitati, pretendono di telefonini, pretendono tutto, e tutti devi levare davanti, anzi anche casa tua, senza bussare, si sfondano casa, entrano dentro e tu devi uscire fuori, sennò pena botte o la morte proprio. Milano è piena di questi episodi. Noi qui al sud invece abbiamo i continui furti in campagna, furti di cavi elettrici, furti di tutto, e i trasformatori della corrente. Qui a Ortanova siamo pieni, siamo stufi di questi furti, e vengono in campagna, fanno tutto quello che vogliono, poi alla fine razziano tutto quello che c'è intorno, sia gente dell'est che gli zingari, che stanno dando un fastidio che non si capisce. Noi dobbiamo entrare, per entrare nei loro campi dobbiamo avere il passaporto noi, e se andiamo noi a chiedere conto come poliziotti che sono stati presi a schiaffi e a calci, la consigliera del nord che è stata presa a schiaffi per vedere cosa c'era, come si comportavano in quel campo, cosa c'era nel campo, sono stati schiaffeggiati. Poi dopo una visita della polizia ha evidenziato centinaia di motorini, macchine rubate, 10 kg d'oro, i conti correnti di ogni persona, il minimo era di 300.000 euro, fino a 3.800.000 del capobanda degli zingari. Io voglio sapere qui che fine dobbiamo fare. La fine la possiamo conoscere, la conosciamo già, dove vorremmo andare a finire, perché l'ho detto prima. Ma noi invece non vogliamo, noi resistiamo e vogliamo il nostro territorio pulito da questa gente. La gente che deve venire con le migliori intenzioni e con tanto di cappello in mano. Se è intenzionata a fare del bene, a produrre, ben venga. Se vuole lavorare, ben venga. Se vuole dare qualche contributo culturale, ben venga. Proprio fino adesso abbiamo riscontrato soltanto l'aumento del 1200% della delinquenza. E la delinquenza che proviene dai paesi dell'est, dalla gente dei paesi dell'est, degli zingari e dall'Africa, è 12 volte superiore alla delinquenza che c'era prima degli italiani. Noi siamo un partito identitario di territorio, vogliamo salvaguardare il nostro territorio, il nostro lavoro, i nostri terreni, le nostre case,
le case sudate dopo 40 anni di sacrificio, così come i terreni. Così come i terreni, noi non dobbiamo pagare poi allo Stato l'affitto. Non dobbiamo pagare allo Stato l'affitto sia della, di casa nostra che di terreni nostri per lavorare e poterci stare dentro. Allora non conviene fare 40 anni di sacrificio. Sono buttati, questo Stato è ladro. Questo Stato ci fa lavorare e poi ci dobbiamo pagare pure l'affitto a casa nostra. Io che ho fatto a fare 40 anni di sacrificio? Andavo in casa d'affitto, era meglio, quei soldi me li conservavo. Avevo più soldi, più possibilità di investire, un capitale. A questo punto non ci rimane soltanto che o resistere, combattere, cacciare fuori questa gente. Prima di tutto dobbiamo cacciare quelli che stanno al governo, che dopo 5 anni di promesse che dicono che si devono abbassare lo stipendio, da 5 anni non si sono abbassati lo stipendio di 1 euro. E voglio dire chiacchio tutti quanti. Si sono alzati invece lo stipendio di più di 1800 euro per uno. Non ne parliamo della Regione Puglia, che poi là gli stipendi sono addirittura più alti del governo. Allora, o ci rimane di combattere, resistere, votare contro questa gente qui che sta al governo, votare contro con tutta l'anima, oppure dobbiamo andare via, dobbiamo lasciare l'Italia, dobbiamo espatriare. Cioè, voi che farete? Io mi sono messo col partito di Salvini, con Salvini che ha le idee chiare, e voglio resistere e combattere questa gente. Al momento del voto voi poi saprete cosa fare. Io adesso lascio la parola al coordinatore foggiano Gianluigi Nigro. Te la parola. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a trovarci. Grazie di essere venuti a trovarci. E noi stiamo facendo un bellissimo lavoro su Foggia. E la gente ci sta apprezzando perché stiamo costituendo un movimento fatto di persone motivate. Persone motivate che hanno avuto problemi in passato, persone che non vogliono più avere a che fare con la vecchia politica perché sono stanchi e vogliono cambiare. C'è aria di cambiamento in giro e noi la stiamo conducendo e non vi nascondo che abbiamo problemi di intrusione, ci sono molti arrivisti che si avvicinano al nostro movimento, però noi vogliamo mantenerci puliti e vogliamo andare avanti con le nostre idee e portare avanti quelli che sono i punti del programma di Salvini. Noi vogliamo che le partite IVA abbiamo la possibilità di andare avanti e di fare sviluppo sul territorio, non solo di arrancare, non solo di trovarsi le lettere di Equitalia, non solo di avere problemi e di pagare tasse quasi fino al 70%. Noi siamo un paese, siamo quasi il paese forse più tassato al mondo e tutte queste tasse purtroppo non ci vengono ripagate in servizi. In più di 40 paesi del mondo la tassazione viene fissata al 15% ed è uno dei programmi, è un punto del programma nazionale su cui noi vorremmo fare molta presa, perché io credo che le partite IVA, i commercianti, gli agricoltori, soprattutto gli agricoltori di cui questa terra vive di agricoltura, specialmente voi ad Ortanova, nei 5 reali siti, siete tutti agricoltori, la maggior parte, la gente di questo territorio.
abbiamo bisogno di cambiare le cose, abbiamo bisogno di voi e abbiamo bisogno che si capisca che prima o poi non deve più andare avanti questa politica. Noi abbiamo bisogno di chiarezza e insieme al nostro capitano che ci sta dando una grossa visibilità avremo la possibilità di cambiare le cose qui in Capitanata e perché ne abbiamo voglia e non possiamo più sopportare le cose come stanno andando negli ultimi tempi. Le cose stanno andando a rotoli e noi chiediamo alla cittadinanza di aprire gli occhi e di cercare di in qualche modo di orientarsi verso un cambiamento. Noi vi stiamo offrendo questo cambiamento, noi siamo gente del popolo, non ci piace esibirci, ma noi stiamo lavorando sul campo, scendiamo in piazza e vogliamo stare in mezzo alla gente, prendere le istanze del territorio e cercare di portarle in discussione, cercare di risolvere i problemi del nostro territorio con delle idee ben precise e dei programmi ben precisi. Io spero che voi qui a Ortanova diate una mano al nostro referente Giovanni Lorusso e se avete bisogno di qualsiasi cosa lui sarà qui a raccogliere le vostre proposte. Avvicinatevi al movimento perché è un movimento fatto di persone comuni, specialmente i giovani. Ragazzi, non rimanete in disparte, non smetterò mai di sottolineare questo punto, perché sono i giovani quelli che devono dare il futuro e devono cambiare le cose, perché è dai giovani che vengono le nuove idee. Quindi ragazzi, non mi rimanete in disparte, fatevi avanti e abbiate il coraggio di mettervi in gioco e abbiate il coraggio di non abbandonare questa terra, perché il più grosso problema che abbiamo è quello dell'abbandono del nostro territorio. Negli ultimi 3 anni Foggia ha perso più di 20.000 abitanti, dalla fascia d'età tra i 20 e i 35 anni. Questo significa un impoverimento del territorio, un impoverimento di menti, un impoverimento della manodopera, un impoverimento della nostra cultura. Che poi verrà sostituita da gente che non è del nostro territorio e quindi la tradizione andrà persa. Questo noi lo dobbiamo evitare e lo stiamo contrastando fortemente. Adesso vorrei che intervenisse in base al tema della sicurezza il nostro amico Luciano Goduti. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, sono Luciano Goduti e faccio parte del direttivo cittadino della città di Foggia del movimento Noi con Salvini. E l'argomento sicurezza chiaramente andrebbe analizzato tenendo presente tutta una serie di situazioni e di valori. Il discorso fondamentale è che la sicurezza è determinata da uno stato di benessere diffuso e generale se un territorio vive questa condizione di benessere. Chiaramente voi di Ortanova, come noi di Foggia,
vivete la nostra terra, quindi tutte le problematiche legate alla nostra terra, quindi sostanzialmente una condizione di disagio economico. Questa condizione di disagio economico determina sicuramente di riflesso un aumento della violenza, quindi determinato dalla necessità di far fronte alle, alla quotidianità. Quindi il discorso si fonda sul, sull'argomento creazione lavoro. A noi ci hanno sempre penalizzato in questa terra per tanti motivi. Quindi vorrei che tutti facessero una riflessione seria sull'argomento. Noi dobbiamo tutti insieme cercare di creare le condizioni affinché il lavoro nel nostro territorio possa avere uno sviluppo che sia determinante per far lavorare non una persona o due in forma clientelare, ma far lavorare un popolo. Non è più assolutamente comprensibile quando c'è una tornata elettorale, in ogni sezione di partito si presentano padri di famiglia che vanno a chiedere aiuto a qualcuno, al candidato di turno, che sicuramente gli promette in cambio del voto una possibile potenziale sistemazione del proprio figlio, del proprio padre, della moglie. Ma vogliamo aprire gli occhi? Vogliamo aprirli una volta per sempre questi occhi? Dov'è il lavoro nella nostra terra? Cioè, questa è un'utopia, questa è una falsa. Quindi prego a tutti quanti, veramente, in ordine al discorso sicurezza, che è legato alle condizioni di povertà del territorio, non vi fate prendere in giro più da nessuno. La prossima volta che qualcuno vi verrà a chiedere il voto, cercate di esprimere il voto in piena libertà mentale, psicologica, cercate di capire che voi come noi siamo parte integrante di un solo sistema e quindi insieme possiamo cercare di fare questa lotta. L'unica vera medicina per far ridecollare l'Italia è abbassare le tasse, perché il professionista ha un'imposizione fiscale elevatissima, perché il commerciante idem, perché il pensionato paga il 44% di tasse. Sono semplicemente le tasse che hanno soffocato il nostro paese, tasse che servono al sistema, il sistema finanziario gestito dalla politica così come la conosciamo tutti noi oggi. Per cui la sicurezza è legata al benessere di un territorio. Dove c'è benessere, sicuramente il livello di allarme sociale è molto più basso. Chiaramente noi lo vediamo tutti i giorni. Apriamo i telegiornali, vediamo le cronache, una bomba a destra, una bomba a sinistra, una commissione di un reato estorsivo per un qualsivoglia motivo, un reato di corruzione commesso, non c'è più nessuno che può rappresentare la società civile, società di persone che sperano e di padri di famiglia che sperano per i propri figli. Che cosa li mandiamo a fare i figli a scuola, all'università? Per laurearsi e per poi andare a fare... per vivere in precariato continuamente a 500 a 600 euro al mese, ammesso che li possano prendere. Quindi vorrei veramente che tutti aprissero un po' la mente a guardare le cose realmente come stanno e non vi fate prendere più in giro da chi vi promette veramente la soluzione dei vostri problemi, perché la soluzione dei vostri problemi non ce l'ha il candidato, il politico di turno in quel momento, ce l'ha un programma diffuso su un territorio. Quindi minori tasse, quindi più controllo del territorio e di conseguenza più opportunità di lavoro per tutti. Grazie e buonasera. Passo la parola a Luigi. Prego. Amici di Ortanova, qualcuno forse mi conosce, sono l'ex vice sindaco di Stornara. Con il comune di Ortanova abbiamo sempre lavorato insieme, perché questa zona, la famosa zona dei cinque reali siti, è una zona che aspira da tanti anni a progredire. Però
però finora nessuno ci è mai riuscito. Io mi sono portato appresso un documento di 7 anni fa. 7 anni fa i cinque reali siti approvarono una delibera, un piano per un nuovo modello di sviluppo dei cinque reali siti. In questa delibera venivano tracciate alcune linee guida su che cosa gli amministratori dei cinque comuni pensavano di dover realizzare per far progredire questa zona. E all'epoca, già all'epoca, dicevamo che un piano di sviluppo, oltre a interessare i cinque comuni, diciamo nostri, doveva essere comunque un piano a valenza provinciale, perché se la provincia di Foggia non fa un piano di sviluppo, chiaramente il piccolo comune o i piccoli comuni da soli non riuscirebbero mai ad ottenere risultati. E all'epoca dicevamo questo. Tra le tante cose da fare c'era, al punto numero uno, il piano dei trasporti e delle infrastrutture. Senza di quelle lo sviluppo non ci può stare, perché se un agricoltore produce verdura e non sa come farla arrivare il giorno dopo sui mercati, soprattutto del nord Italia o dell'Europa, è chiaro che la verdura finirà col marcire. Quindi ci voleva un piano trasporti, e qui purtroppo abbiamo assistito in questi 7 anni, che noi facciamo i programmi ogni 7 anni, non per caso, perché i fondi europei sono fondi che vengono destinati alle regioni in via di sviluppo, compreso questa nostra, la Puglia. Ogni 7 anni vengono dati questi fondi. Adesso, quando facemmo questo documento, c'era il piano settennale che arrivava al 2013. Adesso ci sarà un altro piano settennale che dal 2014 arriverà al 2020. C'è una montagna di soldi in discussione. Se non riusciamo ad utilizzare questi soldi, questi fondi, per far progredire il nostro territorio, chiaramente siamo destinati al fallimento, come è successo già 7 anni fa. Il piano trasporti, la viabilità, le zone artigianali e industriali che dovevano essere sviluppate per permettere l'insediamento di nuove attività, lo sviluppo dell'agricoltura. Allora si diceva che per sviluppare l'agricoltura dovevamo, oltre a fare sinergia, cioè a metterci insieme per poter commercializzare i nostri prodotti, dovevamo anche avviare una serie di attività integrative, perché come succede in altre parti d'Italia, gli agricoltori vivono non solo del lavoro della produzione, ma vivono anche di turismo, vivono anche di commercio. Quindi se gli agricoltori accanto alla produzione ci mettevano per esempio l'agriturismo, l'agroalimentare, i punti vendita dei prodotti, insomma tante di queste attività integrative che andavano a sviluppare il settore e a produrre più reddito per gli agricoltori, che non dovevano limitarsi soltanto a produrre sui loro terreni. Quindi bisognava integrare l'agricoltura con il sistema turismo.
dove si diceva ancora che bisognava mettere in atto una serie di attività di marketing territoriale. E qui all'epoca i 5 comuni fecero proprio un piano di marketing territoriale. Infine l'ultimo punto era quello della sicurezza, che è rimasto ancora. Cioè dopo 7 anni tutti questi punti non sono stati portati a soluzione, ma non per colpa degli amministratori dei 5 realisiti, perché la regione e la provincia non ci hanno messo in condizione di poter utilizzare quei fondi regionali, quei fondi europei. E allora, diciamo, io dico, se in tutti questi anni nessuno degli eletti al Consiglio regionale, nessuno degli assessori regionali è riuscito a convogliare questi fondi europei verso questa zona, verso la provincia di Foggia e verso la zona dei 5 realisiti, evidentemente una domanda ce la dobbiamo porre. Ma tutti questi qua che vanno a sedersi sulle poltrone a Bari e a prendersi uno stipendio che è 10 volte quello che prendiamo noi, per quale motivo dobbiamo continuare a votarli ancora? Quindi l'invito che io faccio è quello di, siccome stiamo ormai arrivando, tra un mese e qualche giorno ci saranno le elezioni regionali, dobbiamo mandare i nostri rappresentanti, 8 rappresentanti della provincia di Foggia, li dobbiamo mandare a Bari. Questi 8 devono andare a Bari, non a fare gli interessi dei baresi, ma devono andare a fare gli interessi della provincia di Foggia. Se quelli che abbiamo votato finora non sono stati capaci di farlo, cominciamo a pensare che bisogna voltare pagina, votare altre persone, votare altri partiti, votare altre liste. Visto che sta nascendo questo nuovo movimento, Noi con Salvini, che vuole, che ha al primo punto del suo progetto quello di difendere i nostri territori, c'è un movimento che dice: noi dobbiamo difenderci a tutti i livelli, sia quello barese, sia quello romano, sia quello di Bruxelles. Ci dobbiamo difendere, per difenderci dobbiamo mandare gente che crede in questo territorio e vuole svilupparlo, perché la crisi è notevole. I disoccupati della provincia di Foggia nel mese di febbraio 2015 erano 90.000, poi c'erano 42.000 di inoccupati. Cioè noi per disoccupati, io lavoro nell'osservatorio sul mercato del lavoro della regione, per disoccupati noi intendiamo quelli che hanno perso il lavoro, per inoccupati quelli che non hanno mai lavorato. Quindi se aggiungiamo ai 90.000 disoccupati i 42.000 che non hanno mai lavorato, vi rendete conto che c'è una massa enorme di gente che non riesce a portare il pane a casa sua. Per cambiare pagina iniziamo a votare bene, iniziamo a mandare a Bari, ripeto, persone che vogliono difendere questo territorio, che non vanno a Bari a prendersi lo stipendio, ma che ci tengono a sviluppare i nostri piccoli comuni e la nostra grande provincia, che è stata sempre maltrattata dai baresi
compreso questa amministrazione di centro-sinistra. Quello che è successo per l'aeroporto, che sta succedendo per la ferrovia, lo sapete tutti quanti. Addirittura adesso vogliono toglierci pure la stazione ferroviaria di Foggia. L'aeroporto non riesce a partire perché a Bruxelles non arrivano mai le carte giuste, che ogni volta manca sempre un documento per poter approvare il piano di allungamento della pista. E allora tutte queste cose devono finire. Cominciamo a votare bene, io non mi voglio dilungare, ci sarà tempo durante la campagna elettorale, questa è solo una presentazione. Ma iniziamo a voltare pagina, iniziamo a mandare gente che ci tiene a questo paese e a questo territorio. Il movimento c'è, guardateci con attenzione e cominciate a pensare che se ci votate sicuramente noi andremo a portare avanti queste idee. Grazie. Bravissimo il nostro Luigi Villannino. Io così dichiaro chiuso il convegno sulla sicurezza, l'agricoltura e il lavoro del gruppo Noi con Salvini, il gruppo di Foggia. No, Giuseppe, no, per parlare viene da Manfredonia. Post-scriptum, facciamo parlare Antonio Novelli da Manfredonia. Buonasera a tutti, grazie all'amico Pio che mi ha invitato a questa manifestazione. Io voglio aggiungere una cosa importantissima, che ognuno di noi deve fare una riflessione e deve scavare dentro proprio se stesso. La politica ormai ha le ore contate se non si pensa al vero termine della politica. La politica a servizio e non la politica che deve asservire i popoli. Finora si è optati per scelte sempre sbagliate, scelte legate alle clientele. Queste hanno fatto sì che il nostro territorio si sia depresso. È sotto gli occhi di tutti questa enorme emorragia che sta colpendo la Capitanata nella perdita costante di giovani che vanno verso altri paesi in cerca di fortuna. La cosa principale, la cosa più importante è che ognuno di noi inizi a pensare ciò che realmente lui stesso può fare per l'altro. Se non partiamo da questo punto di principio, quello che ognuno di noi può fare per l'altro, non andremo da nessuna parte, non avremo nessun futuro. Ognuno di noi deve mettersi in gioco, in discussione, deve lottare per conservare le posizioni che i propri genitori hanno fatto di tutto per poter assicurare un futuro dignitoso, un futuro reale alla propria famiglia. Oggi le problematiche sono tante, la disoccupazione morde, non abbiamo avuto politici in grado di poter sostenere il nostro territorio, purtroppo siamo stati sempre amministrati da amministratori del Barese e del Leccese, questi hanno reso la nostra Capitanata figliastra. Hanno spostato tutti gli investimenti nel nord Barese e nell'Eccese. Ora la cosa principale, la cosa più importante e fondamentale è che voi scegliate bene i candidati che devono rappresentare la Capitanata a Bari e devono lavorare per questo territorio affinché nessun foggiano vada via da questa terra. Non voglio aggiungere altro. Ognuno di voi deve pensare bene alla scelta che andrà a optare il 31. Il mio, e chiudo, è un appello rivolto a tutti i giovani di non farsi influenzare in maniera negativa dai propri genitori. Il futuro non vi deve essere strappato col vecchio modo di pensare e di fare politica. Ognuno di noi deve essere libero di essere protagonista del proprio futuro. E con questo chiudo. La scelta è la vostra. Grazie.